Catania più cinico, che ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono presentate. Forse però un Catanzaro anche che è un po' si è sbilanciato troppo in occasione del secondo gol, insomma qualche posizionamento errato, avete fatto qualche errore e ha lasciato campo libero al Catania. Sì, probabilmente sì. Abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo, sia al primo tempo, quando a pochi minuti dalla fine abbiamo commesso quell'uscita un po' maldestra, quella che abbiamo subito poi il pari, perché credo che a quel punto, in quel momento della partita, serviva poco giocare palla proprio al limite dell'area, anche perché loro erano molto riversati sulla nostra metà campo e avevamo molto spazio in avanti. Forse era più logico giocare un po' la palla alle spalle degli avversari. Poi nel secondo tempo c'è stata questa indecisione che abbiamo commesso dietro, perché è prettamente un errore di piazzamento difensivo dei nostri difensori che gli ha permesso di andare a rete così facilmente. Sono errori che abbiamo pagato oggi a caro prezzo e errori che di solito non commettiamo mai, non commettiamo. Mi dispiace perché perdere in casa davanti a tanta gente, tanti tifosi, non è il massimo. Però nulla toglie che i ragazzi la prestazione l'hanno fatta, hanno cercato sempre di giocare, di portare avanti la partita cercando di vincerla sempre. Anche nel secondo tempo non hanno mollato di un centimetro. Peccato, ripeto, per questi due errori che ci sono costati la partita. Sento, mister, scusi, seconda sconfitta consecutiva però. Certo. Dopo Biscei arriva anche questa sconfitta qui col Catania. Per carità, sì, la prestazione c'è stata, però anche si vede un Catanzaro che dopo Castellammare qualche difficoltà la sta avendo. Che cos'è? Una questione psicologica, fisica, cos'è? No, 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 guardi, no. A me la squadra non è che oggi mi sia dispiaciuta, anzi, ripeto, la prestazione l'hanno fatta i ragazzi. Abbiamo commesso questi due errori, che poi ce n'è stato anche qualcun altro che nella foga ci poteva costare anche ancora più caro. Però voglio dire, non mi sembra che sia il momento di aprire un processo verso i ragazzi su come stanno, come non stanno, perché ripeto, la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno giocato bene. Dobbiamo sicuramente, ora che siamo un po' tutti, riprendere un po' il ciclo normale degli allenamenti un po' per tutti. Io sono molto fiducioso, certo, ripeto, fa male perdere in casa, soprattutto uno scontro diretto, una partita che non dovevamo perdere, però insomma siamo uomini di calcio e faremo di tutto per cercare di rimediare. Mister, ieri lei parlava di tabù, come ne sono proprio la mia domanda, se si ricorda, che Catanzaro quando va sotto non riesce proprio più a recuperare, solo 2 punti. Tra l'altro, un'altra curiosità, è la terza volta che Catanzaro becca l'1-1 ed è la terza volta che poi becca anche il 2-1 dell'altra squadra, Caserta e Trapani. Cosa succede, Mister, a livello psicologico ad una squadra che comunque, parliamoci chiaro, dal 54esimo in poi non ha fatto più un tiro in porta? A Ma livello vedi, mentale, a proprio fisico. livello di tiri in porta magari non ce ne sono stati, ma ci sono state parecchie situazioni dubbie. Loro si sono chiusi dietro e quando si chiudono così è molto difficile trovare lo spazio per le conclusioni, anche se devo dire che ci sono state delle situazioni dove potevamo concludere meglio, questo sì. Magari non si sono viste grosse parate da parte del portiere, ma nulla toglie che ci sono stati dei momenti che abbiamo creato veramente due o tre palle dove potevamo fare veramente male. Non credo che la squadra abbia accusato a livello psicologico il fatto di essere andata sotto, perché ripeto, hanno giocato,
hanno, è vero che c'erano gli spazi molto ristretti, la volevano riprendere la partita, non ci siamo riusciti, non significa nulla, riferito magari al discorso che abbiamo fatto di tabù, non tabù, insomma io non è che ci credo tantissimo, io vedo le partite e giudico per quello che vedo. Scusi, prego. Salve, Simone Toninato da Sicilia. Le domande sono due in realtà. Nel primo tempo il Catanzaro è sembrato un movimento un po' disordinato, almeno rispetto alle, ad altre partite che avevo di vedere. E poi come può essere buono in questa squadra di Casoli, perché è stato probabilmente l'unico a non essere sostituito, pur spostandolo da un lato all'altro, poi dietro, e sul suo errore peraltro una scena di partenza che porta alla vittoria. Ma il caso di un giocatore che può fare tanti ruoli, può giocare in attacco, a centrocampo, dietro, e quindi ti permette di cambiare modo di stare in campo senza, senza incidere tantissimo. Insomma, magari noi oggi abbiamo fatto, l'abbiamo spostato da esterno a terzino. Può fare tanti ruoli, è un giocatore molto duttile da questo punto di vista, che poi il gol sia nato da un errore suo personale, ci può stare, non è che un po' tutti, quando mangiamo si dice si fa le molliche, no? Le briciole, quindi può capitare. Il problema è che il gol, per come è stato preso, soprattutto il secondo, è brutto per come ci siamo fatti attirare fuori con i nostri due difensori centrali, lasciando tutta la metà campo sguarnita. Quindi, ma già se ne sono accorti loro stessi, perché già in campo ne parlavano fra di loro, e quindi da questo punto di vista poi disordinato. Io credo che, ripeto, il Catanzaro non abbia fatto una partita malvagia. È vero che nel primo tempo potevamo innanzitutto, secondo me, fare qualcosa in più sotto il profilo prettamente di gol. E poi forse nel primo tempo siamo stati un po' poco attenti sulla posizione che assumeva Lodi, che gli abbiamo permesso di giocare tantissimi palloni. Però, insomma, lui è un giocatore che di categorie superiori in passato, e quindi gli spazi se li sa trovare. Due molto rapide, mister. Se è vero come è vero che non è stato un brutto Catanzaro, dove l'ha persa il Catanzaro? Tatticamente, tecnicamente, o sotto l'aspetto della personalità e della mentalità? La seconda, Catanzaro passa 4-2-4, ma leva via il comando. Perché? Dunque, noi, ripeto, abbiamo perso la partita soprattutto perché abbiamo commesso questi errori che hanno permesso al Catania di andare a gol. Probabilmente se non avessimo commesso questi errori non lo so se il Catania riusciva a fare gol. Poi per quanto riguarda le sostituzioni di Bianchimano, noi abbiamo altri attaccanti, quindi in un momento importante della partita togliamo un attaccante e ne mettiamo un altro, non abbiamo messo un difensore, quindi da questo punto di vista cercavamo di entrare di più con palla al piede perché c'era vento e quindi è difficile giocare palla, anche perché loro si sono chiusi, si sono messi proprio tutti davanti all'aria, quindi dovevamo entrare con palla al piede, con triangolazioni veloci. Credo che Ciccone da questo punto di vista poteva fare meglio rispetto a Bianchimano. Un mister, dal replay c'è un piede di Biagianti che è scomposto, che va proprio sul sinistro di Maite. Il gioco di ragazzo che cosa l'ha detto? Se l'ha detto qualcosa che abbiamo detto? Perché per noi guarda, rigore. Io non lo so, per me sono, cioè, a me non piace giudicare, perché sennò poi uno sembra che si attacchi a queste. Vista così nel momento della partita, per me mi è sembrato che il fallo c'era, però se l'arbitro ha deciso così vuol dire che non c'erano gli estremi per assegnare un calcio di rigore. Poi magari uno lo rivede con più calma,
in TV, insomma, e poi si rende conto. Però ripeto, quella è stata una delle tante occasioni. Siamo entrati tante volte in aria noi a cercare di perforare questo muro che avevano eretto loro. Non ci siamo riusciti, a volte sono stati bravi loro, altre volte siamo stati noi poco capaci. Forse nella gestione della partita, credo, un po' più di personalità da parte della terna mi sarebbe piaciuta, perché è così, insomma, noi abbiamo subito un'ammonizione su Signorini. E quando si trovano faccia a faccia lui e Lodi, Lodi si avvicina con un fare un po' minaccioso, un altro gli dà uno scappellotto in testa e viene a morire Signorini. Questa è una cosa che onestamente non è che non mi piace tantissimo, e l'arbitro era là, ha visto tutto, infatti gliel'ho pure detto al primo tempo. Va bene, grazie. Ok, arrivederci.